Sono molto felice di essere qui oggi, subito dopo gli amici di Franco Angeli, a rappresentare la casa editrice Oepli, per la quale sono editor nella sezione del digital marketing. E sono davvero molto contenta di essere qui in questo momento in cui ci stiamo avvicinando alla pausa pranzo con due autrici di punta del nostro catalogo di digital marketing, Nicoletta Pogliotto e Vatine Suvimol, delle quali farò una brevissima presentazione, anche se i curricula sono molto lunghi. Allora, Nicoletta è Digital Project Manager con l'agenzia Muse Comunicazione, è esperta di food e restaurant marketing. Volto notissimo nel mondo del travel, degli eventi legati al travel e al digital food marketing, è autrice, docente e consulente, segue progetti digitali in tutta Italia e collabora con innumerevoli enti ed eventi, BTO, BTM, TTG, SMAU, BIT, Nico, qua l'elenco è troppo lungo e soprattutto è la nostra curatrice della collana DMT Digital Marketing Turismo. Grazie a lei è entrata nella squadra di Oepli anche Vatine Suvimol, avvocato, ma qui food blogger e autrice di libri di cucina, è stata tra le prime in Italia a postare tutorial di food photography online. Attualmente collabora con i maggiori brand del food. Oltre al libro Social Food Photography, scritto e pubblicato quest'anno da Oepli, ha già scritto La mia storia Thai. Ho iniziato a nominare i libri, quindi li farei anche un attimo vedere. Questo è il libro di Vatine e questo invece è il libro di Nicoletta con cui appunto un paio di anni fa abbiamo inaugurato la collana Digital Marketing Turismo, a proposito della quale chiederei un attimo di raccontarci come è nata l'idea a Nicoletta e soprattutto quali saranno gli sviluppi per il futuro, per il 2021 che ci attende. Grazie infinite, grazie Elisa per averci presentato, grazie a Web Marketing Festival che ci ospita, è sempre un piacere essere qui con questo evento importante e soprattutto con il numeroso pubblico che ovviamente questo brand si porta dietro. Ti ringrazio, avete visto che la mia presentazione è stata lunghissima, soprattutto non tanto per il fatto che le donne sono multitasking, piuttosto per il fatto che io sono una vera e propria anziana digitale e quindi in tutti questi anni ovviamente ho accumulato un sacco di cose che appunto abbiamo fatto, abbiamo realizzato anche con la Muse Comunicazione. Sì, dal nostro libro Digital Food Marketing poi è nata questa idea della collana DMT, Digital Marketing Turismo, è nata da alcune considerazioni proprio semplici semplici. Non esistevano, diciamo così, non esisteva una collana in Italia dedicata ai temi della tecnologia e del digitale applicati all'accoglienza. E c'erano delle buonissime pubblicazioni, però alla fine si limitavano proprio un po' a qualche manuale, peraltro bellissimo, però senza approfondire tematiche più verticali. E quindi, insieme appunto all'Oepli Editore, abbiamo ragionato su questo tema per cercare di colmare questa lacuna. Da qui sono nati degli incontri, perché ogni topic, ogni argomento che nasce è chiaramente un incontro soprattutto di anime, di cuori e di professioni, e quindi sono stati individuati degli autori come Domenico Palladino con Digital Marketing Extraalberghiero, Sara Caminati con diciamo così una verticale sulla strategia proprio dedicata al marketing applicato al turismo, quindi Digital Strategy per il turismo, fino ad arrivare appunto ai libri freschi e soprattutto un po' burrascosi perché si collocano proprio in un momento un po' complicato per il turismo, per la ristorazione, per il nostro paese, ma in realtà per tutto il mondo, proprio nel momento della diffusione della pandemia del Covid-19. I libri sono proprio però importanti e attualissimi,
Tra questi ricordo appunto il bellissimo libro di Edoardo Colombo, che è dedicato proprio al futuro e quindi che in qualche maniera anticipava, preparava il terreno per affrontare questa accelerazione digitale che ci ha in qualche maniera investiti e in alcuni casi un pochino travolti. Il libro si intitola proprio Turismo Megatrend, quindi si analizzano tutte le aree e le opportunità più evolute, più legate appunto all'evoluzione tecnologica, dalla cyber security alla 5G all'intelligenza artificiale, quindi sono dei temi veramente attuali, veramente importanti. E ultimo ma non ultimo, sicuramente il libro super attuale, super utile, perché è veramente stato prezioso per chi doveva comunicare il cibo da distante, da remoto, per far sentire il cibo sempre più vicino, che è il libro appunto di Vatinet. Il bellissimo libro dedicato sì al social media e soprattutto alla creazione, alla strategia per realizzare degli appetitosi scatti fotografici di cibo. Ecco, magari comincerei ad entrare un po' nel vivo del libro di Vatinet, chiedendoti com'è cambiata la food photography nel corso degli anni e che impatto ha oggi la fotografia del cibo sui social. Buongiorno a tutti, grazie ancora appunto alla Höpli, a Elisa, a Nicoletta curatrice, al WMF, grazie a tutti quelli che ci seguono. Allora, la food photography è cambiata tantissimo, c'è stata proprio un'evoluzione insomma in questo campo, come in generale credo anche nel campo della fotografia, ma nel food ha subito un vero e proprio processo di disrupting, no? Prima andavano tanto i piatti che erano dei veri e propri close up, si vedeva solo l'ingrediente, la pasta all'interno di quei classici piatti tondi proprio degli chef. Oggi tutto ciò, diciamo, è quasi superato. Quello che conta tantissimo è l'esperienza che viene suggerito, non soltanto la bellezza del piatto, quindi quello che c'è dietro, la famosa parola, lo storytelling, tanto inflazionato, ma tanto importante adesso nella comunicazione della food photography proprio sui social media. Quindi va benissimo ancora la tecnica, va benissimo la presentazione, ma ancora di più è, diciamo, l'esperienza offerta proprio dal contesto. Quindi spesso si racconta che il backstage di una ricetta, oppure proprio un racconto personale attraverso una fotografia che parla, attraverso le mani che si possono vedere, quindi non solo close up. E oggi più che mai questo modo di trasmettere è ancora più importante, perché laddove siamo costretti un po' al distanziamento sociale, i social un po' uniscono, no? E quindi se io, ristoratore, food blogger, titolare di un bed and breakfast, riesco ancora in qualche modo ad avvicinare alla mia clientela, avvicinare i miei potenziali clienti attraverso una fotografia che cattura, no? Perché il titolo del panel è proprio questo. Il food unisce, ma la food photography ancora di più stringe. Quale metodo migliore se non proprio attraverso una comunicazione veramente impattante? Oggi io ricevo veramente tantissime email, tantissimi messaggi anche su Instagram, che è il canale praticamente presso cui opero, dei ristoratori che dicono: grazie a questo libro adesso posso fare la foto della mia cucina, del mio ristorante, dei miei piatti che sono quasi pronti per il delivery, perché così posso in qualche modo continuare un po' la mia attività. Quindi lo so, viviamo in tempi molto difficili, ma proprio la difficoltà che per me dobbiamo veramente stringere i denti e far uscire fuori tutta la creatività che abbiamo. Questo libro mi piace proprio dirlo, casca quasi a fagiolo, ecco, perché aiuta nelle difficoltà, aiuta proprio a chi ha bisogno. Io dico sempre, e ne ho parlato tantissime volte con Nicoletta, la curatrice, che con questo libro si può diventare fotografi di food, di se stessi, della propria attività. Grazie Vatinet, e oltretutto questo averci detto che ricevi dai ristoratori dei ringraziamenti sul fatto che trovano il tuo manuale molto utile, come casa editrice che da 150 anni ci dedichiamo proprio alla formazione dei professionisti, ci rende davvero molto felice. Grazie anche per aver già fatto un riferimento tu al titolo del nostro incontro, perché era proprio la seconda domanda che volevo fare a Nicoletta, appunto. In che senso il digital food unisce, avvicina, in un momento in cui in realtà da mesi purtroppo stiamo parlando di rispettare, mantenere le distanze per cercare di sconfiggere quanto prima questo virus?
Sì, casca veramente a fagiolo l'aggancio con le ultime parole di Vatinè, perché effettivamente il cibo da sempre ha questa forte connotazione, questo forte carattere di convivialità. Quindi è storia, è antropologia alimentare, è sociologia considerare che il cibo sia un momento ecumenico, un momento di rito, un momento di unione. In questi momenti, in questi attimi, questo anno così complesso, sicuramente bisogna ricorrere a nuove strategie, a nuovi strumenti, a nuove opportunità, a nuovi canali. Era già nell'aria, cioè ricordiamoci che un evento così catastrofico di natura pandemica e globale ha soltanto accelerato un processo che era già in atto ed era un processo di comunicazione, di relazione che non passava dall'umano alla macchina, dall'umano al digitale, ma semplicemente allargava, espandeva le sue potenzialità, le sue possibilità, utilizzando tutti i canali possibili. Quindi il digitale, il social, non è un spostare qualcosa da una parte all'altra, non è un pacco, la nostra relazione con il cliente che storiamo e archiviamo in un posto piuttosto che in un altro. In realtà la relazione semplicemente è qualcosa di vivo che si espande e quindi andando a contagiare anche canali e strumenti che sono nuovi, che sono nuove opportunità. Non a caso, appunto, si tende a parlare grazie anche al manifesto di Floridi, esimio docente di Oxford di etica della comunicazione, si tende a parlare di on life, cioè di una vita che ormai è di una relazione che ormai non ha più confini, non ha il confine della vita reale, della vita virtuale. È un tutt'uno e questo era già nell'aria. L'accelerazione di cui parla anche McKinsey in un suo report bellissimo in cui dice che in 4 settimane abbiamo condensato un'evoluzione comunicativa di 5 anni. Ecco, quindi in qualche misura è stato anche utile e c'è anche un aspetto positivo in questo grandissimo problema e in questo momento un po' complesso. Quindi accelerazione ci porta ad avvicinarci in altre maniere, attraverso i social, attraverso il digitale, attraverso una vendita, una promozione. Quindi i canali servono a comunicare e a vendere in maniera diversa. Anche nuovi modelli distributivi, tipo il delivery, tipo il takeaway. Se non abbiamo il digitale per proporre, per vendere, per restare in relazione con i nostri clienti, chiudiamo letteralmente la seranda. Grazie Nico. Adesso continuerei con Vatine cercando di entrare ancora di più nel suo libro e capire come sia possibile che chiunque potrebbe diventare, come già stavi dicendo prima, un food photographer. Esatto, ma chiunque, perché oggi abbiamo un manuale e abbiamo un dispositivo, giusto? Con le telecamere che ci sono, per tutti i modelli adesso riusciamo a veramente ottenere delle fotografie che sono di impatto, che possono convincere. Con le piccole app che ci sono gratuitamente anche messe a disposizione dai vari store, possiamo veramente migliorare, fare un bel salto. Infatti nel libro proprio ne parlo, non è necessario più avere diciamo, la strumentazione classica, non so, la reflex, il cavalletto, assolutamente possiamo fare le foto del cibo anche semplicemente con lo smartphone, anche semplicemente sfruttando tutte le potenzialità che ci offre tecnologia, applicazioni come Lightroom che sono assolutamente gratuite, come Snapseed, i filtri. E poi questo mi piace dirlo perché è proprio il trend del momento, quello che convince sempre di più adesso un profilo è, diciamo, quel mood che c'è dietro una galleria. Quindi anche se siamo ristoratori o anche se siamo appunto food blogger o anche solo semplici appassionati, se seguiamo questi tips, no, che do nell'ambito del libro per avere un'omogeneità, quasi una filosofia, un progetto dietro alla propria presentazione della gallery, riusciamo a convincere ancora di più. E bastano veramente, Elisa, pochissimi accorgimenti, quindi un cellulare, un paio di consigli da un manuale e le applicazioni messe a disposizione. Grazie. Adesso magari faccio anche vedere bene le copertine dei volumi e intanto chiedo a Nico nuovamente, perché pensi che i
i ristoratori, chi si occupa di turismo, dovrebbe cedere alla trasformazione digitale oggi? Io penso che sia rapida, sì, perché abbiamo pochissimo tempo e siamo in due, certamente, certamente. Allora, io penso che sia assolutamente una necessità. Questa accelerazione ci ha portato a maggior ragione ad uno spartiacque. Penso che sia epocale, prima del Covid, dopo il Covid, ma è stato, ripeto, un evento che ha semplicemente accelerato l'inevitabile. La trasformazione digitale è una necessità perché è come se immaginiamo di raccontare queste cose che ci stiamo dicendo in un luogo deserto, senza connessioni, senza la possibilità di raggiungere i nostri interlocutori. Sarebbe una bella chiacchierata, sarebbe un bel salotto, ci potremmo prendere un buon tè, però tutto finirebbe lì. Se noi non riusciamo a stabilire delle connessioni e quindi a parlare nei luoghi e con i linguaggi e rispondendo a delle domande che ci fanno i nostri ospiti, parleremmo assolutamente in una stanza vuota, deserta e chiusa. Noi dobbiamo aprire porte, aprire finestre, spalancare le connessioni, perché tutti i touch point sono assolutamente a nostra disposizione. Dobbiamo avere un'idea strategica. Il manuale Digital Food Marketing offre lì strategiche, apre un ventaglio su tutte le possibilità e le opportunità che il ristoratore ha di cavalcare quest'onda, di affrontare questa, vi assicuro, sarà complesso ma piacevolissimo, questa fase di trasformazione digitale che è inevitabile. Bene, ora per chiudere un'ultima domanda a Vati, noi ormai ci chiamiamo con i nostri... Sì. Soprannomi, insomma. Allora, abbiamo capito che tutti possono appunto diventare social food photographer, ma quanto ci vuole in realtà, quanto tempo ci vuole per creare un'immagine che realmente catturi il possibile fruttore? Allora, ci vuole ovviamente un po' di pazienza, ci vuole tempo, ci vuole un po' di pratica. E adesso che inizio a ricevere i primi feedback, no, delle persone che hanno magari iniziato ad acquistare il libro quando è uscito, parliamo di maggio, giugno, quindi sono passati quasi 5-6 mesi, inizio adesso a ricevere, quello che dicevo, i primi feedback positivi. Vati, ho capito il meccanismo, ho capito i precetti, la luce, l'impostazione, l'inquadratura, le app da usare, come inserire nell'ambito della gallery social media, adesso mi è cambiato proprio tutto, insomma, tutta la mia presentazione, e quindi un po' di mesi ci vogliono comunque. Ovviamente è proprio come tutte le cose, più insomma si pratica, più si prende proprio familiarità. Addirittura ho gente che mi scrive, questo soprattutto è food blogger, sono molto attenti, fotografo quasi tutti i giorni, va, ti riguardo le foto di 6 mesi fa, aiuto, cioè addirittura non si torna più indietro. Quindi con un po' di passione, un po' di impegno, con un po' di studio, veramente in pochi mesi riusciamo veramente a fare quel salto di qualità, assolutamente. Grazie, grazie veramente tanto, Vatine e Nicoletta, di essere stati con noi qui oggi.